Io sono molto contenta, lo sarete sicuramente anche voi adesso, di conoscere un'artista contemporanea che si è espressa in più di 90 mostre in giro per l'Italia e non soltanto in Italia, che ha avuto molte soddisfazioni e che crede moltissimo nella espressione della pittura, di una pittura personale ma del nostro tempo. La signora Eva Fischer ci è venuta a trovare. Buonasera, signora. Buonasera. Ecco, attualmente è in corso una mostra presso una struttura molto importante che è il Complesso Monumentale San Michele a Ripa a Roma, dove è anche sede il centro di restauro, la scuola di restauro. La mostra è visibile fino al 14 aprile. Ora noi vedremo qualche quadro, che forse Sì. è il modo migliore per accostarsi alla sua arte. Non è una Ecco. mostra antologica, ma ho scelto 10 periodi. Ha scelto Sì, 10 dieci periodi? periodi ad esporre, Cioè da che epoca? dal 1948 fino ad oggi. Eh Ecco, lei è sì. il caso di una pittrice che lavora per ispirazione, cioè lei quando si è accorta che con la pittura poteva far venire fuori anche tutto quello che aveva vissuto, che sono stati anche degli eventi dolorosi? Ho cominciato da piccola già a dipingere, ho imbrattato le mura, tutto quello che trovavo delle superfici a casa e poi mia madre è andata dal direttore di un'accademia e ha chiesto se vale la pena che io studi e così mi hanno mandato a Lione dove ho studiato, ho fatto l'accademia. Poi sono passati degli anni, dovevo dimenticare l'accademia e ho trovato la mia via di esprimermi. Ecco, vedremo qualche immagine della mostra, così possiamo cercare di accostarci un po' al suo mondo, signora Fischer. Questo è uno dei quadri delle mura di Roma, perché io amo Roma e naturalmente le mura che per anni, da quando sono stati imbrattati, cioè dipinti un colore sopra l'altro e dopo sono venuti fuori, vero, con gli anni si sono Ecco, questo è scrostati. molto interessante, questa rivisitazione dell'idea della città, no? Questo è veramente un'architettura del sud, Procida, Capri e anche Le più in giù. biciclette ci sono spesso nei suoi quadri. Come Sì, sono dei personaggi per me. Ho mai? abbinato con i mercati e personaggi che vanno in questi mercati, sono stanchi, le ruote non sono mai rotondi, ma certe volte anche quadrati, cioè esprimo invece di una persona, metto la bicicletta. Senta, è stata aperta aperto uno spazio importante in Israele dedicato a lei, anche grazie ai suoi contatti con l'Istituto di Cultura in quel posto, un fondo proprio Eva Fischer. Che Sì, cosa consiste? l'anno scorso ho fatto 4 mostre in Israele e il sindaco di Kfar Saba, dove c'è un museo splendido, mi ha chiesto di lasciare questi quadri di Olocausto e c'è un fondo Eva Fischer per sempre è là. E questo museo è molto interessante perché ci sono concerti 3 volte alla settimana, tengono e 800 persone ogni volta vengono e poi a Yad Vashem in Gerusalemme, questo è il museo di Olocausto, anche là ho lasciato dei Senta, quadri. secondo lei sarebbe stata una grande pittrice anche se la sua vita fosse stata meno avventurosa e meno densa di eventi anche dolorosi Forse legati alla anche guerra? migliore. Sarebbe stata Sì, migliore. senz'altro. Questa è una risposta che forse non ci aspettavamo e che ci fa riflettere, perché spesso si dice che la genialità è legata Sì, alla vita vissuta, ma dipinge. soffrire non è necessario. No, non è necessario, assolutamente. Si può anche e si dipinge di gioia anche. Questa è la bella testimonianza di Eva Fischer, un'opportunità per vedere i suoi lavori fino al 14 aprile nell'importante complesso monumentale San Michele a Ripa a Roma. Grazie signora, buon lavoro. Prego, è stato anche organizzato da SISAT, Superfici, Relazioni Artistiche, molto bene, veramente in modo perfetto. Grazie ancora. Grazie Noi rimaniamo insieme, tra poco torniamo qui. Io rimango qui.
Aiuto! Ma che sei orbo, non ci vedi?